Salve a tutte! Oggi voglio mostrarvi come si lavora questo tipo di treccia reversibile. Come potete vedere, è uguale sia da un lato che dall'altro del lavoro. Io l'ho utilizzata per fare questa splendida stola che si trasforma in mantellina, lavorata con il filato Gamma di Adriafil. È un filato molto prezioso, composto dal 50% di filo in lama e dal 50% in lana. La lavorazione di questa treccia non è complicata, è lavorata ai ferri naturalmente, e oggi vi mostro come farla. Per lavorare il nostro punto treccia reversibile abbiamo bisogno di un multiplo di 12 maglie più 4. Si lavora dal primo al quarto ferro con un punto coste 2 a 2, vale a dire 2 maglie al diritto e 2 maglie al rovescio. Io ho montato 12 più 12 più 4 finali, quindi in pratica avrò due trecce sul mio ferro. Allora, potete utilizzare, quando lavorerete questo punto, dei marcapunti per delimitare ogni zona treccia e all'occorrenza anche un contagiri, oltre al ferro ausiliario per le trecce. Allora, partiamo lavorando i giri a coste 2 e 2. Partiamo con le due maglie al dritto, due al rovescio, ripetendo fino alla fine delle maglie montate, le maglie a disposizione. Lavoriamo il secondo ferro sempre alternando le due maglie al dritto e le due maglie al rovescio. Stiamo per terminare il nostro secondo ferro con le due maglie al rovescio. Come da istruzioni, anche il terzo ferro va lavorato a punto coste 2 e 2. Quindi ripartiamo con i due diritti, i due rovesci, due diritti, due rovesci fino al termine del ferro e terminiamo quindi anche il terzo ferro. Passiamo al quarto e continuiamo lavorando a punto coste 2 e 2. Eccoci arrivate alla fine del quarto ferro. Lavoriamo le ultime due maglie e voltiamo il lavoro. A questo punto iniziamo con i primi incroci a lavorare le trecce. Allora, il quinto ferro va lavorato con due maglie a dritto,
Due maglie al rovescio. A questo punto abbiamo bisogno del nostro ferretto ausiliario. Metteremo 4 maglie sul davanti del lavoro. Una, due, tre e quattro. La lasceremo in sospeso sul davanti del nostro lavoro. Voltiamo. Mettiamo dietro il filo e lavoriamo 2 maglie al dritto, 2 al rovescio. Quindi continuiamo a lavorare, diciamo, il punto costa 2 e 2. Ora mettiamo di nuovo il filo dietro. E o posizioniamo le maglie sul ferro oppure potete lavorarle direttamente dal ferretto ausiliario. In ogni modo, ecco qua, facciamo così. Mettiamo le maglie che erano in sospeso sul davanti, le riposizioniamo sul ferro di sinistra e lavoriamo di nuovo 2 maglie al dritto. E 2 maglie al rovescio. Non importa se vi sentite un po' tirare nel lavoro. Abbiamo quindi il primo incrocio. Adesso ripetiamo questa parte per la seconda treccia. Quindi di nuovo 2 maglie al dritto, 2 maglie al rovescio. Mettiamo in sospeso le nostre 4 maglie sul davanti del lavoro e lavoriamo di nuovo 2 maglie al dritto. E 2 maglie a rovescio. Recuperiamo le maglie in sospeso sul ferro di sinistra. Ecco qua. E le lavoriamo di nuovo, posizionando il filo dietro il lavoro. 2 maglie a dritto. E 2 maglie al rovescio. Terminiamo il ferro lavorando 2 maglie a dritto e 2 maglie al rovescio. Ecco, questo è il quinto ferro con i 2 intrecci appena fatti. Ora lavoriamo il sesto, il settimo e l'ottavo ferro a coste 2 2. Quindi giriamo e iniziamo a lavorare a coste come abbiamo fatto per la parte iniziale del lavoro. Quindi 2 dritti, 2 rovesci, 2 diritti, iniziamo a lavorare la parte intrecciata, 2 rovesci, 2 diritti.
due rovesci. Queste sono ora le quattro maglie, i due diritti e due rovesci che dividono treccia a treccia. Ora lavoriamo di nuovo le otto maglie della treccia, quindi due diritti, due rovesci. Due diritti, due rovesci, due diritti nella parte finale e due rovesci. Uno e due. Il sesto ferro è stato lavorato. Ora facciamo il settimo e l'ottavo a punto coste 2-2. Non ve lo faccio vedere, non vi faccio vedere tutta la lavorazione perché ormai abbiamo capito come funziona e ci vediamo alla fine dell'ottavo ferro. Ecco, siamo alla fine dell'ottavo ferro. Lavoriamo le ultime due maglie al rovescio e voltiamo. Ecco qui. A questo punto dobbiamo riprendere la ripetizione del lavoro, quindi ripartiamo dal primo al quarto ferro lavorato a punto coste. Di nuovo allora, a punto coste per altri 1, 2, 3 e 4 giri. Eccoci alla fine dell'ultimo ferro a coste prima del ferro in cui lavoreremo di nuovo l'intreccio. Ora ripetiamo di nuovo la parte con l'intreccio, quindi il ferro lavorato a trecce. E ripetendo di nuovo la spiegazione con due maglie al dritto, due al rovescio, quattro maglie in sospeso sul davanti del lavoro. E 4. Mettiamo il filo dietro, lavoriamo due diritti e due rovesci. Riprendiamo le maglie. Oppure, come vi dicevo prima, magari se avete dimestichezza potete anche fare così, due diritti, lavorarli direttamente dal ferretto ausiliario, due diritti e due rovesci, evitando un passaggio. Due diritti,
i due rovesci di nuovo dopo aver effettuato l'intreccio. Questi due diritti, due maglie a dritto e due maglie a rovescio, creano questo spazio tra una treccia e l'altra. Ripassiamo le quattro maglie della treccia sul ferretto. Li lasciamo sul davanti e lavoriamo di nuovo due maglie al dritto e due al rovescio. Filo dietro e torniamo a lavorare le maglie lasciate in sospeso con due diritti e due rovesci. Terminiamo la sequenza con due diritti e due rovesci. Ecco qua. Questa è la treccina che si viene a creare ed è uguale sia sul davanti che sul dietro del lavoro. Siccome abbiamo i punti coste, naturalmente quando farete un campione prima di effettuare, di iniziare il lavoro vero e proprio, però ricordate che il lavoro si restringe, va a restringersi proprio un po' per le trecce, un po' per la maglia a coste. Avete visto, non è affatto complicato. Vi ricordo che dopo l'intreccio, per continuare, dovete fare 8 giri, 8 ferri a costa 2-2, lavorandola fin quando volete. Ebbene, anche per questa volta è tutto. Vi rimando al prossimo tutorial e vi auguro buon lavoro.